Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vi mostrerò come realizzare un maglione in crochet con tecnica top-down e uno splendido scollo quadrato. Questo progetto è perfetto se cercate un capo moderno e sofisticato da aggiungere al vostro guardaroba handmade. La tecnica top-down che utilizzeremo oggi è fantastica perché permette di lavorare il maglione senza cuciture. Questo significa che sarà più semplice e veloce da realizzare, oltre a essere facilmente personalizzabile alle vostre misure. Che voi siate esperti di crochet o principianti alla ricerca di un progetto creativo e stimolante, questo tutorial è fatto per voi. Vi guiderò passo dopo passo, spiegandovi ogni dettaglio. Quindi, preparate il vostro filato e uncinetto, e iniziamo subito! Imparare a fare un maglione con la tecnica top-down vi aprirà a un mondo di possibilità nel crochet, e vi permetterà di creare capi unici e su misura. Sono sicura che vi piacerà tantissimo. Pronti a scoprire la magia del crochet? Ciao, benvenuti sul canale di Grazia Bottazzoli. Oggi andremo a realizzare la seconda parte del tutorial di questo maglioncino per donna. Nella prima parte vi ho fatto vedere come eseguire questi moduli. Adesso noi abbiamo eseguito 5 punti alti, abbiamo chiuso anche le maniche aggiungendo 16 catenelle per ogni manica. Voi misurate la circonferenza del vostro seno e in base alla circonferenza del vostro seno aggiungete le catenelle, tenendo presente che ogni modulo vi servono 4 catenelle, quindi contate 4, 8, 12, 16. Io ho contato 16 catenelle. Adesso andiamo avanti con il progetto. Ci troviamo in questa posizione abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso qui nel primo tutorial abbiamo fatto 15 catenelle, adesso andiamo ad eseguire 15 punti alti, quindi facciamo in questo modo. Facciamo un punto bassissimo, 3 catenelle. Entriamo nella catenella successiva e andiamo ad eseguire un punto alto. Prima abbiamo eseguito 15 catenelle, adesso andiamo ad eseguire 15 punti alti. Un punto alto in ogni catenella. L'ultimo punto, entriamo sul punto alto di prima e eseguiamo punto alto. Adesso noi qui abbiamo fatto il giro, ogni arco siamo entrati e abbiamo eseguito 5 punti alti. Quindi noi dobbiamo eseguire questi moduli. Quindi mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, 4. Entriamo nel quarto punto e andiamo ad eseguire 3 mezzi punti alti chiusi insieme. Cinque catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire 3 mezzi punti alti chiusi insieme. Mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, 4, entriamo nel quarto punto
e andiamo ad eseguire tre mezzi punti alti chiusi insieme. Cinque catenelle, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire tre mezzi punti alti chiusi insieme. Mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, 4, entriamo nel quarto punto e andiamo ad eseguire 3 mezzi punti alti chiusi insieme. Cinque catenelle, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire 3 mezzi punti alti chiusi insieme. In questo modo abbiamo eseguito 10, qui, scusate, abbiamo eseguito 16 punti alti sopra le 16 catenelle di prima. Poi siamo andati avanti, abbiamo fatto il modulo, entriamo, siamo entrati nel quarto punto, abbiamo fatto 3 mezzi punti alti chiusi insieme, 5 catenelle e 3 mezzi punti alti chiusi insieme entrando nello stesso punto. Siamo entrati nel quarto punto e abbiamo fatto 3 mezzi punti alti chiusi insieme, 5 catenelle e 3 mezzi punti alti chiusi insieme. Andiamo avanti in questo modo finché arriviamo in fondo al giro. Poi qui facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qui, cioè prima abbiamo fatto 15 catenelle, andremo a realizzare 15 punti alti. Abbiamo terminato il giro, adesso chiudiamo con un punto bassissimo. Entriamo nella terza catenella e chiudiamo con un punto bassissimo. Sotto l'ascella andremo sempre a realizzare punti alti, mentre questa lavorazione andremo a realizzarla nel davanti e nel dietro. Quindi noi siamo arrivati a questo punto, andiamo ad eseguire 3 catenelle del primo punto alto, un punto alto su ogni punto alto. Abbiamo lavorato tutti i punti alti sopra ai punti alti. Questa è la lavorazione. Aspetta, aspetta, si alterna. Si alterna in due giri. Il primo è quello che vi ho fatto vedere prima. 3 punti alti, 5 catenelle, 3 punti alti. Mentre il secondo è quello composto ogni arco dobbiamo entrare e eseguire 5 punti alti. Dovete alternare sempre questi due giri finché arrivate alla lunghezza che desiderate. Adesso noi qui ci troviamo in questa posizione, entriamo nell'arco e eseguiamo 5 punti alti. Entriamo nell'arco successivo, eseguiamo 5 punti alti. Entriamo nell'arco successivo, eseguiamo 5 punti alti. In questo modo andiamo avanti così ogni arco
Entriamo in ogni arco e seguiamo 5 punti alti per tutto il giro. Quando arriviamo qui, eseguiamo tutti i punti alti. Nel giro, quando avete terminato questo giro, nel giro successivo riprendete questo qui che è composto da 3 punti alti, 5 catenelle e 3 punti alti. Sempre quando arriviate qui sotto, andate ad eseguire solamente i punti alti. Andate avanti così finché raggiungete la lunghezza che desiderate. Io sono arrivata alla lunghezza desiderata. Poi ho realizzato questa lavorazione, che è la stessa lavorazione. Ho fatto una manica, è una manica tre quarti. Sono andata avanti ad eseguire tutti i punti alti e poi ho ripreso la stessa lavorazione che ho fatto nel davanti e nel dietro. Adesso vi dico subito la lunghezza. A partire dalla, ci mettiamo in questa posizione, a partire dalla spalla fino ad arrivare in basso, io sono arrivata a 35 centimetri, mentre la manica a partire dalla spalla sono 29 centimetri. Adesso andiamo a realizzare l'altra manica insieme. Andremo a fare punti alti tutti intorno fino al raggiungimento alla lunghezza di tre quarti. Tre quarti sono dopo la maglia, tre quarti arriva dopo il gomito. Vi farò vedere come realizzarla e come realizzare questa lavorazione, che è la stessa lavorazione. Ho ripreso la stessa lavorazione del davanti e del dietro, è uguale. Adesso andiamo a fare la manica. Ci agganciamo in questa posizione. Vi faccio vedere. Abbiamo ripreso andando a realizzare tre punti alti. Quindi adesso entriamo nell'arco e realizziamo tre punti alti. Prendiamo il filo, andiamo a fare il cappietto. Entriamo in mezzo, prendiamo il cappio, rientriamo e facciamo una catenella. Questo filo lo andremo a posizionare, lo posizioniamo così, in modo che lo prendiamo dentro mentre lavoriamo. Adesso eseguiamo 3 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco e eseguiamo un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco e eseguiamo un punto alto. Così abbiamo eseguito tre punti alti. Questo lo andremo a tagliare dopo con la forbice. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire tre punti alti. Andiamo avanti e eseguiamo tre punti alti entrando in ogni arco.
Adesso ci troviamo in questa posizione, qui abbiamo la curva dello scalpo, quindi facciamo in questo modo. Entriamo sopra questi tre punti e andiamo ad eseguire tre punti alti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in questo punto, prendiamo il filo e chiudiamo a metà. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in questo punto, prendiamo il filo e chiudiamo a metà. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto alto, prendiamo il filo e chiudiamo a metà. Mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo tutti e tre i punti, tutti i punti insieme. Adesso contiamo 1, 2, 3, entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire 3 punti alti. Mettiamo uno, due, tre punti, entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire 3 punti alti. Perché noi adesso in questo modo andiamo a riprendere lo stesso giro che abbiamo ripreso in cima. Adesso stiamo facendo qui dove ci sono tutti i punti alti, quindi andremo a fare i tre punti alti. Contiamo 1, 2, 3. E andiamo ad eseguire 3 punti alti entrando nello stesso punto. Contiamo 1, 2, 3, entriamo qui e facciamo qui sopra, entriamo e facciamo i 3 punti. Adesso entriamo, ci troviamo qui dove abbiamo l'angolo, quindi entriamo nel primo punto, prendiamo il filo e facciamo mezzo punto. Di nuovo mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in questo punto e facciamo il mezzo punto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in questo punto e facciamo un mezzo punto. Chiudiamo tutto insieme e ci ritroviamo qui dove abbiamo il gruppo, gli archi composti prima. Quindi noi adesso entriamo nell'arco e andiamo ad eseguire tre punti alti. Uno, due e tre. Adesso dobbiamo chiudere, entriamo nella terza catenella, 1, 2, 3 e chiudiamo con un punto bassissimo. Adesso andiamo avanti e andiamo ad eseguire tutti i punti alti. Ci troviamo sopra al primo punto alto fatto prima, eseguiamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo sopra al punto alto fatto prima e eseguiamo un punto alto. Un punto alto sopra al punto alto fatto prima. Mettiamo il filo sull'uncinetto, abbiamo i tre punti alti fatti prima. Andiamo ad eseguire un punto alto sopra ogni punto alto. Abbiamo i tre punti fatti prima, eseguiamo sopra ad ogni punto alto un punto alto. Andiamo avanti sempre in questo modo. Andiamo avanti sempre in questo modo andando a realizzare un punto alto su ogni punto alto.
Ci troviamo in questa posizione, andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo e rientriamo nel punto. Così abbiamo chiuso con un punto bassissimo e abbiamo fatto tutti i punti alti. Adesso voi andate avanti a eseguire i giri di punti alti finché raggiungete la lunghezza. Adesso io vi faccio vedere come realizzare il bordo. Eseguiamo 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e eseguiamo un mezzo punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e eseguiamo un mezzo punto alto. Abbiamo 3 punti sull'uncinetto, chiudiamo entrambi i 3 punti. 3 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un mezzo punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un mezzo punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, eseguiamo il terzo mezzo punto alto. Abbiamo 4 punti sull'uncinetto, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo tutti e 4 punti. E abbiamo ripreso la lavorazione che abbiamo fatto prima, questa qua, quella dei punti alti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, 4, entriamo nel quarto punto e andiamo ad eseguire 3 mezzi punti alti chiusi insieme. Tre catenelle, di nuovo 3 mezzi punti alti chiusi insieme entrando nello stesso punto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, 4, entriamo nel quarto punto e andiamo ad eseguire 3 mezzi punti alti chiusi insieme. Catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire 3 mezzi punti alti chiusi insieme. In questo modo. Andiamo avanti così per tutto il giro. Abbiamo così terminato il giro. Adesso chiudiamo il giro, entriamo qui sopra e chiudiamo con un punto bassissimo. Adesso andiamo avanti, vi faccio vedere il secondo giro da fare. Entriamo nell'arco. Eseguiamo un punto bassissimo. 3 catenelle che equivale al primo punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco, eseguiamo il secondo punto alto. Entriamo di nuovo nello stesso arco, un terzo punto alto. Abbiamo così eseguito 3 punti alti entrando nell'arco. 3 catenelle. Adesso con l'uncinetto entriamo in questi 2 punti. Prendiamo il filo e chiudiamo entrambi i 3 punti insieme. E abbiamo così eseguito un pippiolino. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco e eseguiamo 3 punti alti. 3 catenelle. Con l'uncinetto entriamo in questi 2 punti che si trovano in basso, mettiamo il filo sull'uncinetto e entriamo in tutti e 3 punti. Entriamo nell'arco successivo e eseguiamo 3 punti alti. Con l'uncinetto entriamo in questi 2 punti che si trovano qui in basso,
mettiamo il filo sull'uncinetto e entriamo in tutti e tre i punti. E la lavorazione procede sempre in questo modo. Entriamo nell'arco successivo e eseguiamo tre punti alti. Tre catenelle, con l'uncinetto entriamo qui in questi due punti, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo i tre punti. In questo modo abbiamo eseguito il secondo giro della finitura. Andiamo avanti così per tutto il giro. Adesso voi andate avanti finché raggiungete la lunghezza desiderata e fate la finitura, quella che vi ho fatto vedere adesso. Io andrò avanti a fare la mia manica e poi la finitura. Poi vi metterò la foto del progetto terminato. Il tutorial è così terminato. Ciao, al prossimo video!